L'azienda è alle cronache da un paio di settimane, direi abbondantemente, e la nostra storia è ormai di dominio pubblico. Quello di cui voglio raccontare, di cui vi voglio parlare adesso, è una storia, la storia di un tessuto sociale che ha dimostrato verso di noi lavoratori della Verlicchi, in presidio permanente davanti nel piazzale, davanti alla fabbrica della Verlicchi, una solidarietà che ha sviluppato in una maniera incredibile. Tutti i giorni, tutte le ore del giorno e anche della notte si fermano persone, chi a portare un pacco di pasta, chi a portare qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, chi semplicemente a fermarsi per dare solidarietà. Ed è una cosa... è una cosa per noi veramente, veramente importante, perché questo tessuto sociale ha saputo rispondere a quello che c'era successo, il tentativo di portare via tutti i macchinari della Verlicchi, ha saputo rispondere veramente unito e compatto. Io volevo ringraziare tutto questo tessuto sociale, tutta questa zona, questa regione, questo comune, non solo Valle Cardoso, ma anche Casalecchio di Reno, è intervenuto anche il sindaco Gamberini a visitarci l'altro giorno. Perché noi ci sentiamo veramente onorati di farne parte, di far parte di questo tessuto. Io vorrei essere molto breve, ricordo l'articolo 4 della Costituzione italiana, che nella seconda parte dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Noi siamo lì davanti per questo, perché abbiamo il dovere di difendere il nostro territorio. E oltretutto vorrei dire che è importante per noi essere qui in questo momento. Io ringrazio il Presidente Rani, il Sindaco Gamberini, il Segretario Colla e la Segreteria dello SPI. È importante essere qua perché voi, prima di essere pensionati, eravate lavoratori e prima di essere, e come lavoratori avete lottato veramente tanto. Ed è grazie al vostro esempio che noi riusciremo a resistere un pochettino di più, perché se voi avete lottato un tempo, a noi tocca lottare adesso. Io vi ringrazio tanto.